Ciao da Dario di Alternativa Linux. Riprendo il confronto tra Windows e Linux avviato con il precedente video sulle differenze a livello generale. Se non l'hai visto, te lo consiglio. Ecco il collegamento. Stavolta documento i risultati di un duello sul campo. Ho installato nello stesso computer Windows 10 e Linux Mint, ideato alcune prove e misurato scrupolosamente il comportamento. Ecco com'è andata. Duello sul campo perché è un confronto di due sistemi operativi nel medesimo computer a livello di prestazioni e tempi per compiere operazioni di uso comune, anche un po' estreme, e confrontarne i risultati. Ho utilizzato un portatile Acer E1530 commercializzato con Windows 8 nel 2012. È un 15 pollici economico di ottima qualità costruttiva, malgrado caratteristiche tecniche da utilizzo di base. Come conviene per qualunque computer, vecchio o nuovo, costoso o economico, indipendentemente dal sistema operativo, ho sostituito l'hard disk meccanico con un SSD. Per prima cosa mi sono procurato i file di installazione più recenti dei due sistemi operativi, Windows 10 versione 2 anno 20, mese 10 e Linux Mint 20.1 Cinnamon, entrambi per sistemi a 64 bit, nella cui categoria rientrano certamente i computer degli ultimi 12-13 anni. Quello di Windows è un file di 6,1 GB, quello di Mint 2 GB. Mi sono procurato due chiavette USB 3 dello stesso modello. Ho preparato quella per il sistema Microsoft installando l'utilità Rufus nella partizione Windows del mio fisso. Accedo invece alla partizione Mint e con l'utilità scrittore di immagini ISO inclusa nel sistema preparo l'altra chiavetta. Conta poco, ma ovviamente ho impiegato molto meno a scaricare e preparare la chiavetta di Linux rispetto a quella di Windows. Per installare Windows avvio l'Acer E1 con la chiavetta Windows e lo installo. La qualità del video è scadente, ma non posso che riprendere lo schermo dall'esterno. Ci sono 19 differenti schermate da affrontare per l'indicazione dei dati personali, lingua, impostazioni regionali e altre ancora sulla gestione di dati vocali, sulla posizione, la pubblicità, l'invio di più o meno dati a Microsoft e in generale legate alla privacy. Conoscendo bene il programma di installazione ho potuto evitare di leggere tutte le informazioni relative alle scelte da fare, intervenendo quasi immediatamente ogni volta che una schermata si presentava. Un utente che provvede in autonomia per la prima volta impiegherebbe più tempo per leggere, spero con attenzione. Il desktop comunque è apparso per la prima volta dopo 14 minuti, ma voglio verificare i tempi da inizio installazione fino a sistema aggiornato. Quindi dal pannello impostazioni sono entrato nella sezione aggiornamenti e ho controllato quelli disponibili. Nel frattempo ho evitato di installare altri programmi. Il carico sulle risorse è sempre stato alto, la ventilazione del dispositivo a livelli sempre alti. Ho una connessione a 150 megabit al secondo che sfiora realmente i 120. Scaricare ed installare gli aggiornamenti ha richiesto ulteriori 41 minuti e 3 riavvii. Ma non è ancora presente Office che ho installato in poco più di 6 minuti. Ulteriori aggiornamenti notificati e scaricati subito dopo hanno richiesto un ulteriore riavvio. Ricapitolando, l'installazione completa e l'aggiornamento di Windows 10 Pro a 64 bit nella versione 2010 hanno richiesto complessivamente 1 ora e 19 minuti e 4 riavvii. Più avanti doterò l'installazione di Windows di altri programmi per altrettante sfide nel duello con Linux Mint, ma per ora posso considerare il sistema installato correttamente e perfettamente aggiornato, pur senza configurazioni di alcun genere e altre aggiunte software. È il momento di passare all'installazione di Linux Mint 20.1 ULISSA Cinnamon Edition. Scelgo un dual boot per avere entrambi i sistemi operativi sempre a disposizione. Per farlo nel modo migliore riservo lo spazio necessario per Linux Mint dall'utilità di partizionamento di Windows. Riduco il volume della partizione Windows fino a dimezzarlo perfettamente e lascio lo spazio libero non allocato, cioè non inizializzato né formattato. Avviato il computer dalla chiavetta USB con Linux Mint, in meno di un minuto ho avuto accesso al desktop della modalità Live USB, che consente di provarlo oltre di installarlo. Ho già approfondito tutti questi aspetti in altri video e nel blog. Sono in grado di registrare le attività sullo schermo senza installare alcun programma, ma con l'utilità integrata che si avvia con la combinazione di tasti Ctrl, Alt, Shift, R,
che mi consente di documentare con un video l'installazione. Sicuramente questo avrà un impatto negativo su alcune delle operazioni di installazione di Linux Mint, ma posso dare questo vantaggio a Windows. Mi collego alla rete Wi-Fi ed avvio l'installazione. Ho anche autorizzato l'inclusione di codec multimediali per riprodurre da subito file audio e video. Non appena l'installazione è completa, dopo 12 minuti, fermo la registrazione dello schermo. Linux Mint è ancora avviato dalla chiavetta USB e non dall'installazione locale. Ho accesso ad internet, posso elaborare documenti Office, ma ovviamente ho riavviato il computer. Riavviando, intervengo rapidamente nel BIOS per anteporre a quello di Windows l'avvio di Linux Mint, in modo che il suo menu di avvio, GRUB, consenta la scelta del sistema ad ogni accensione. Al riavvio ho imposto mirror locali per scaricare gli aggiornamenti. Purtroppo i più veloci disponibili mostrano un problema temporaneo e sono costretto ad impostarne altri la cui velocità massima di accesso è pari ad un terzo della velocità della mia linea. Pazienza, posso concedere a Windows anche questo piccolo vantaggio, anche perché sono informato in anticipo che verranno scaricati 299 MB, quindi parliamo di pochi ininfluenti secondi di differenza. Non sono disponibili driver aggiuntivi perché la scheda grafica è integrata nel sistema. Modifiche al BIOS, impostazioni degli archivi, scaricamento e installazione di tutti gli aggiornamenti richiedono altri 9 minuti. Quindi, dal clic sull'icona Install Linux Mint, sommando tempi di modifica BIOS e piccoli intoppi, il sistema è pronto e riavviato con importante aggiornamento kernel 21 minuti. Ricapitolando, installazione Windows, Office e aggiornamenti 1 ora e 19 minuti, installazione e aggiornamenti Mint, che include la suite per ufficio, 21 minuti. Compiute le operazioni appena descritte per installare ed aggiornare Windows 10 e Linux Mint in una configurazione fianco a fianco, ho preso traccia dei tempi di avvio. Dobbiamo considerare i tempi dalla pressione del pulsante a quella dell'apparizione del menu di GRUB per la scelta del sistema, che richiede meno di 2 secondi, e poi quella per i rispettivi caricamenti. Ti faccio vedere. Considerando il momento iniziale, quello della scelta del sistema operativo dal menu di GRUB di Linux e come termine l'apparizione del desktop, compresa la digitazione della password dell'utente, per l'avvio di Windows sono necessari 30 secondi. All'avvio di Linux Mint ne servono 29. Circa lo spegnimento, per vedere il LED di operatività spegnersi dal momento dell'esecuzione del comando di arresto, a Windows servono 8 secondi, a Linux Mint 20.1 Cinnamon ne servono 5. Prestazioni eccezionali per entrambi i sistemi in un computer con queste caratteristiche, merito certamente dell'SSD. Per impiego di risorse intendo riferirmi alle risorse impiegate semplicemente accendendo il computer senza compiere alcuna operazione se non appunto verificare la situazione dei rispettivi monitor dalle risorse di sistema e durante attività di uso comune. Ovviamente alcune cose le documento con un video registrato internamente ad entrambi i sistemi operativi dopo l'installazione, altre cose le documento con semplici screenshot quando ritengo che l'operazione potrebbe venire troppo inficiata dalla registrazione delle attività sullo schermo. Comunque, la nuova installazione di Windows a 64 bit impegna nel portatile Acer 1,5 GB di memoria RAM. Mi pare un miglioramento notevole rispetto al duello documentato nel blog l'anno scorso, ma segnalo comunque che Microsoft raccomanda 2 GB di RAM per il sistema a 64 bit. Benché tutti gli aggiornamenti siano completi, il carico sulla CPU rimane molto elevato per qualche minuto ad ogni avvio, rallentando qualunque operazione si intenda compiere nell'immediatezza dell'accensione, e la reattività ne risente. Poi apro il browser Edge e Microsoft Word in una pagina bianca e raggiungo i 2,5 GB di RAM occupata e il 100% di utilizzo del processore. Compio varie attività e richiudo tutti i programmi. Se non ci sono aggiornamenti in corso per Windows 10, dopo alcuni minuti il sistema lentamente si riassesta intorno al 3-4% di impegno del microprocessore e 1,6 GB di RAM impegnata. L'installazione di Linux Mint 20.1 Cinnamon, la più pesante, a 64 bit, impegna circa 876 MB di RAM e i due core sono intorno al 7-8% nel primo minuto, per poi assestarsi sul 3-4% successivamente se non ci sono attività in corso.
Apro Firefox, Writer e Calc, equivalenti di Word ed Excel, senza file aperti, ma arrivo ad 1 GB e 7 di RAM impegnata con le CPU del dual core Intel che non arrivano mai a picchi massimi come Windows anche all'avvio. Compiendo varie attività, aprendo e chiudendo programmi per poi richiudere tutto, il computer ritorna in breve al 2% di utilizzo di CPU e sotto il gigabyte di RAM impegnata. Ecco una tabella di riepilogo di quanto verificato nei due sistemi. Nel portatile Acer, con le installazioni essenziali documentate poco sopra, ecco la situazione. In Windows 10, benché il disco sia da 250 GB e diviso perfettamente a metà, risultano utilizzabili dal sistema 116 GB. Ne restano 84 e 2 liberi e quindi l'installazione del sistema, con un'edizione di Office comprensiva di tutti i programmi che sono presenti anche in Linux Mint, necessita di 31,4 GB su disco. In Linux Mint lo spazio utilizzabile è della metà esatta della capacità del disco, cioè 125 GB, e risultano 113 GB ancora liberi per uno spazio su disco effettivo di quasi 12 GB impegnati. Se oltre al sistema operativo vogliamo la suite di programmi per ufficio, come accennato, si dovrà procedere in tal senso in Windows. In Linux Mint è già inclusa nell'installazione la suite gratuita, open source e libera, che è LibreOffice. Puoi anche sceglierla per la partizione Windows e, come per Office, nel manuale incluso o su internet potrai trovare la soluzione a qualunque esigenza. Se dal sistema operativo più la suite per ufficio passiamo ai tempi richiesti per una configurazione completa con tutti i software di uso più comune, la forbice dei tempi per installare da zero i due sistemi e aggiornarli si amplia. Questo perché le fonti software sono svariate per Windows, file salvati su disco, siti web differenti, supporti esterni, ma, salvo eccezioni, i programmi per Linux Mint si trovano tutti nello stesso posto e basta cliccare sul bottone Installa. E per dotare entrambi i sistemi operativi delle medesime possibilità, ad essere onesti, si dovrebbero prevedere in Windows un lettore di documenti PDF, anche gratuito, come Adobe Reader, o il più leggero e meno invadente Foxy Reader o il leggerissimo Sumatra PDF. Il visualizzatore di documenti incluso in Linux Mint, invece noto come X-Reader, è un lettore di formati tra cui PDF che mostra indici, miniature delle pagine e consente di mettere segnalibri. Si deve aggiungere un programma per gestire archivi in formati molto diffusi oltre a quello zip, tipo il formato RAR. In Linux Mint il programma di gestione degli archivi gestisce tutti i formati noti per Linux e quelli più diffusi in altri ambienti operativi, tra cui anche RAR. Un programma per visualizzare e organizzare album fotografici ed effettuare ritagli e ritocchi di vario genere. In Linux Mint è preinstallato Pix. Si trova anche Disegno, Drawing, che integra funzioni di cui Pix è privo come l'aggiunta di testo o forme. Si deve poi aggiungere in Windows un programma per lo scaricamento di file col sistema peer-to-peer. Benché essenziale, Transmission, integrato in Linux Mint, è completo e consente di gestire, scaricare e condividere file con il protocollo BitTorrent, ma non c'è un programma equivalente nell'installazione di Windows. Si deve aggiungere un programma per effettuare scansioni. Probabilmente con il software della stampante multifunzione, spesso separatamente, troverai anche un programma per utilizzare lo scanner. Indipendentemente dal dispositivo, in Linux Mint un programma semplicissimo per effettuare scansioni già c'è. Solo dopo aver fatto queste integrazioni possiamo considerare una installazione di Windows funzionale quanto quella predefinita di Linux Mint. Ma per le prove che voglio ancora effettuare in parallelo tra Windows 10 e Linux Mint 20.1, sarà sufficiente dotarli entrambi del programma di fotoritocco GIMP, aggiungere un lettore di documenti PDF a Windows 10 e il programma gratuito Handbrake per la conversione di formati video, oltre a VocoScreen per la registrazione di alcune attività sullo schermo di Windows. Si tratta di applicazioni installabili in Linux Mint con un solo clic dal gestore applicazioni, ma si tratta di software distribuiti con licenza open source GPL anche in ambiente Windows. Se ti abitui in ambiente Windows a software gratuiti, essenziali ma completi per varie esigenze di qualunque tipo, un'eventuale transizione a Linux diventa molto più semplice e puoi comunque risparmiare in licenze software anche se resti con Windows.
Per questo round del duello ho deciso di sfruttare il browser predefinito previsto nei sistemi operativi. Ho fatto ricorso per entrambi alla home page del sito ANSA. Dopo averlo fatto, ho eliminato la cronologia di navigazione e riavviato il sistema operativo. Questo per evitare che vi fossero ancora tracce della navigazione o il programma fosse ancora caricato nella memoria RAM. Certo, forse le performance delle moderne connessioni fisse e mobili disponibili almeno nei centri urbani rendono questo confronto non molto rilevante, ma vediamo com'è andata, precisando che non stavo impegnando in altro modo la rete dati durante i test. Il browser predefinito in Windows 10 è Edge. Dopo una fase iniziale autonoma, è stato successivamente basato sul codice di Chromium, il progetto open source alla base anche di Google Chrome. Nell'Acer ho aperto una finestra alla home page del sito ANSA. All'avvio di Edge, il completo caricamento della home page ANSA, che viene ricaricata all'accettazione dei cookie, ha richiesto circa 21 secondi. In Linux Mint il browser predefinito è Firefox, giunto alla versione 85 al tempo del mio esperimento. Avviato Firefox, il browser si apre in tempi sensibilmente più rapidi di Edge e dopo l'accettazione dei cookie, il completo caricamento della home page ANSA avviene in circa 16 secondi. Il comportamento pare diverso tra i due browser perché avviene in parte in modo cosiddetto asincrono. Tutte le risorse collegate alla pagina, tra cui certamente anche le pubblicità, avvengono in più cicli di scaricamento che richiedono comunque circa 16 secondi in totale in tutte le prove da me effettuate. Ecco quindi un riepilogo del comportamento dei due browser nei sistemi operativi. Ho recuperato dalla mia libreria digitale uno dei romanzi più lunghi dell'era moderna, l'intera serie delle edizioni di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. L'idea è quella di verificare i tempi di caricamento ed il comportamento fino al termine del calcolo del numero di pagine che lo compongono del numero di parole aprendo il file nei due sistemi operativi. Non contento, ho fatto un copia e incolla di un testo generato casualmente di circa 3 pagine che ho incollato all'inizio di pagina 1000. Ho poi salvato le modifiche, infine ho esportato il documento in formato PDF. In Linux Mint è preinstallata la suite ufficio LibreOffice, mentre in Windows 10 avevo provveduto ad installare il pacchetto Microsoft Office 2019 Professional, che include tutte le stesse applicazioni che si possono trovare anche in LibreOffice. Il computer è sempre lo stesso. Il doppio clic sul file posizionato sui rispettivi desktop avvierà il programma di videoscrittura, che si impegnerà nel caricare il documento ed effettuare una scansione del contenuto per calcolare il numero di pagine e delle parole. Il dato viene mostrato in entrambi i programmi nel lato inferiore sinistro della barra di stato. E vediamo se è possibile eseguire qualche genere di operazione o scorrere il documento fin tanto che il calcolo viene terminato. Ecco com'è andata. In ambiente Windows 10 ho posizionato il mio documento Word sul desktop e ci ho fatto doppio clic. Il riquadro di caricamento iniziale di Word 19 si è chiuso solo dopo una prima elaborazione del documento in 24 secondi. Ho quindi avuto la finestra di Word di fronte a me ed il computo delle parole del documento era già iniziato nella barra di stato, ma non erano state calcolate le pagine. Il PC ha cominciato a soffiare come un treno a vapore ed il calcolo pareva si fosse fermato a 190 pagine. Ho provato a scorrere il documento fino in fondo e risultava 187 come pagina finale. Dopo 1 minuto e 12 secondi di attesa, l'indicazione del numero di pagine era corretto, ma sono serviti 2 minuti e 18 secondi perché il documento fosse completamente utilizzabile e l'analisi dei contenuti completa. Ho quindi generato 20 paragrafi di testo casuale e li ho incollati a pagina 1000. Il salvataggio del documento modificato ha richiesto 17 secondi. Ho quindi effettuato l'esportazione in PDF che ha mostrato un Word non rispondente per un paio di minuti senza che il movimento del mouse producesse alcun movimento. Ho comunque lasciato il computer lavorare malgrado il blocco e l'operazione è andata a buon fine in 2 minuti e 42 secondi. Non contento, per fare un altro esperimento parallelo, ho installato la suite LibreOffice all'interno di Windows, ripetendo la procedura. Il documento Word si è aperto in 21 secondi e l'analisi ha richiesto 3 minuti e 4 secondi dall'apertura. Il salvataggio del file dopo l'inserimento di 3 pagine ha richiesto anche stavolta 17 secondi e l'esportazione in PDF 3 minuti e 32 secondi. In Linux Mint l'apertura del documento Word di 2273 pagine ha richiesto a LibreOffice Writer 16 secondi.
Il comportamento è diverso da Word perché prima viene analizzato il contenuto a livello di parole e poi il numero di pagine. L'analisi completa del documento ha richiesto un totale di 1 minuto e 53 secondi. Ho quindi aperto il browser e generato un testo lorem ipsum di 20 paragrafi. L'ho copiato dalla pagina web, mi sono posizionato a pagina 1000 del documento con il navigatore di Writer ed ho incollato il testo. Ho poi salvato le modifiche che hanno richiesto 2 secondi. Infine ho esportato il documento in formato PDF e sono stati necessari 1 minuto e 13 secondi per il completamento dell'operazione. Ecco un riepilogo del comportamento di Word e LibreOffice Writer in ambiente Windows e in Linux Mint. Da uno dei miei siti web ho esportato in formato CSV, un formato semplificato di foglio di calcolo, una tabella con oltre 30.000 righe e dati numerici. Ho voluto fare prove con i software per fogli di calcolo di Linux Mint e Windows 10. In Linux Mint è preinstallato LibreOffice e il programma è Calc. In Windows 10 ho installato Office e quindi il file si aprirà con Excel. Una volta aperto il file, ho preteso il calcolo della somma dei valori di una colonna, stampando i risultati in apposita cella. Poi ho salvato il documento modificato. Ecco i risultati. In Windows 10, posizionato il file sul desktop, il doppio clic ha consentito l'avvio e l'apertura del foglio di 31.062 righe in 7 secondi. La selezione di una cella per inserire la somma dei valori di una colonna numerica è stata istantanea. Anche l'indicazione della media dei valori di altre colonne sembra istantanea. Il salvataggio del foglio ha richiesto giusto 1 secondo e l'esportazione in PDF 1 minuto e 38 secondi. Ho ripetuto il tutto con LibreOffice Calc. Tra apertura del programma ed elaborazione successiva all'ok alla riformattazione delle celle sono serviti 7 secondi. Il calcolo della somma dei valori di una colonna è stato istantaneo, così come il salvataggio del file dopo l'aggiunta di una riga. L'esportazione del file in PDF ha richiesto 1 minuto e 14 secondi. Ecco il riepilogo. Con LibreOffice Calc in Linux Mint l'apertura del file ha richiesto 2 secondi per aprire il programma e richiedere le regole di conversione del foglio e altri 2 secondi per l'effettiva apertura. I calcoli per la visualizzazione della somma e delle medie dei valori in una colonna numerica sono stati istantanei. Il salvataggio del file modificato ha richiesto meno di 3 secondi e l'esportazione in formato PDF dell'intero foglio 16 secondi. Analizzando un po' i dati che vengono fuori dalle prove relative ai documenti Office, sembra proprio che LibreOffice se la cavi meglio con l'esportazione in PDF, sia in Windows che in Linux. L'elaborazione di un lungo documento di testo in ambiente Windows è molto più faticosa per LibreOffice, dove invece in Linux Mint è molto più rapida di Word in Windows. Ho scelto di installare il programma di fotoritocco GIMP sia in Windows che in Linux per questa parte dell'esperimento. GIMP è un'alternativa open source a Photoshop e benché ne esista una versione Windows, nasce come applicazione per Linux. Non è detto quindi che sia ottimizzata ed efficiente allo stesso modo per i due ambienti. Ho selezionato un'immagine scattata a 18 megapixel e salvata in formato JPEG. Ho scelto un'immagine molto ricca di dettagli e pesante. Ho deciso anzitutto di testare i tempi di avvio dell'applicazione in entrambi i desktop. Poi l'apertura dell'immagine, l'applicazione di un filtro dipinto a olio. Infine ho esportato un file modificato in JPEG alla massima qualità possibile. Ecco cosa è successo. In Windows 10, posizionata l'immagine sul desktop, l'ho aperta con GIMP. Sono serviti 26 secondi per poter interagire con GIMP sulla foto aperta. Ho quindi selezionato tra i filtri artistici di GIMP dipinto a olio, lasciando i parametri preimpostati. In 27 secondi l'effetto era applicato. Ho quindi salvato l'immagine alla massima qualità e in 6 secondi GIMP ha terminato. In Linux Mint, posizionata l'immagine sul desktop, con il clic del pulsante destro sopra ho aperto il file. L'apertura del programma ed il caricamento dell'immagine JPEG hanno richiesto 5 secondi prima di poter intervenire con qualunque operazione. Ho quindi selezionato il filtro artistico a olio con i parametri preimpostati. Applicarlo ha richiesto 40 secondi prima di veder sparire l'indicatore circolare di avanzamento dell'operazione. Ho quindi esportato, sempre in JPEG, l'immagine con la massima qualità e ciò ha richiesto 5 secondi.
Qui direi che emergano differenze nel codice di programmazione di GIMP a seconda dell'ambiente di destinazione. Se in Windows è molto più faticoso il caricamento di tutte le risorse necessarie al funzionamento del programma, poi però l'applicazione, almeno di questo filtro, si è dimostrata molto più rapida. Ecco un'altra idea che mi è venuta in mente per mettere a confronto Linux Mint e Windows 10. Quello della ricerca nel mio hard disk esterno VD My Passport da 4 TB di uno specifico file tra oltre 145.000 per un totale di 1,4 TB di dati già inseriti. L'hard disk è formattato NTFS, la tecnologia del file system Windows da oltre 20 anni. Linux Mint però non ha alcun problema a riguardo. Ce l'avrebbe Windows se il disco fosse formattato nel suo formato EXT4, non ne riconoscerebbe il contenuto e potrebbe suggerire anche di formattarlo. Insomma, non è una lotta in campo neutro, Linux gioca in trasferta. Per non fornire precedenti o la possibilità di indicizzare il contenuto del disco, ho aggiunto il file con il mio computer fisso. All'interno del file zip ho archiviato un documento di testo vuoto e ho posizionato il file all'interno dell'hard disk in una cartella nidificata 6 livelli sotto quella principale. In Windows 10, collegato alla porta USB 3 e aperto il contenuto dell'hard disk, ho digitato rapidamente il nome del file nel campo di ricerca. Sono serviti 1 minuto e 16 secondi per trovare il file. In Linux Mint collego l'hard disk e attendo il montaggio dell'unità e l'icona sul desktop. Quindi faccio doppio clic e Nemo, il file manager di Linux Mint Cinnamon, mi mostra il contenuto. Nel campo di ricerca digito velocemente il nome del file. Ho atteso 1 minuto e 41 secondi per vedere il file elencato tra i risultati di Nemo. Il portatile Acer E1 non era certo un computer per applicazioni da video neppure da nuovo. Ho però deciso di fare questo esperimento di conversione di un breve video in alta definizione nel formato MP4. Si tratta di un'operazione che richiede l'analisi e la modifica di ogni fotogramma e la risincronizzazione dell'audio. Ho utilizzato Handbrake, utilità open source molto leggera ma completa, che si installa dal gestore applicazioni di Mint ed è disponibile anche per Windows. La differenza maggiore dovrebbe farla comunque il cosiddetto codec scelto per l'operazione, quello H264 in questo caso. Ho scelto un video di pochi minuti, intuendo che sarebbero stati necessari multipli della sua durata per portare a casa il risultato. Ed ho ovviamente verificato che il programma prevedesse le medesime impostazioni predefinite in Linux Mint e Windows e non le ho ovviamente modificate. Se in Windows, dall'inizio alla fine della conversione, sono stati necessari 21 minuti e 10 secondi, in Linux il tempo totale è stato di 16 minuti netti. L'Acer che mi è stato prestato monta la batteria originale dell'acquisto, perciò le prestazioni saranno già molto degradate qualunque tipo di utilizzo ne sia stato fatto. Ho deciso di caricarla completamente a computer freddo per fare un test di autonomia. Ho quindi avviato alternativamente l'uno e l'altro sistema operativo. Ho disattivato blocco dello schermo, attenuazione di luminosità e ogni modalità di sospensione o ibernazione automatica nei due sistemi. Ho inoltre aperto nei rispettivi browser la home page del sito ANSA che si ricarica automaticamente ad intervalli regolari. Ho anche aperto rispettivamente Word e Writer, impostato la luminosità minima dello schermo e infine scollegato l'alimentatore lasciando stare il computer. Con Windows 10 la batteria carica ha consentito prima dello spegnimento autonomia dalle 18:24 alle 20:03, quindi 1 ora e 39 minuti. Con Linux Mint, il giorno successivo, la sessione prima dello spegnimento è durata dalle 10:23 alle 13:44, per una durata di 3 ore e 21 minuti, il doppio esatto. E non è una novità perché l'anno scorso ho effettuato un test equivalente su altro portatile con un risultato davvero molto simile. Eccoci alla fine di questo duello sul campo per preparare e documentare il quale ho sudato non meno del povero Acer che ho usato come cavia. L'anno scorso avevo affrontato e documentato solo nel blog una sfida simile, con un portatile più vecchio ma di fascia alta. I risultati erano stati molto simili per ciò che riguarda Linux Mint nella versione 19.3 e molto peggiori per Windows 10. Sulla base dei risultati vecchi e nuovi, credo quindi di poter dire che l'avvio e l'impiego di RAM da parte di Windows 10 sono stati migliorati,
ma l'ambiente grafico e la pesantezza delle applicazioni spremono la potenza di calcolo al massimo in molte occasioni. Linux Mint è molto più snello e lo sono anche le sue applicazioni di ufficio a parità di utilizzo con quello di Windows, che si traduce ancora nel doppio di autonomia a batteria con Linux. Detto in modi più adatti ai nostri tempi, nella metà dei consumi per farci le stesse cose. Le considerazioni ulteriori che si possono fare su questo semplice resoconto sono tantissime, puoi eventualmente aggiungere le tue ai commenti. Continuerò a produrre video e contenuti nel blog anche con nuove iniziative di cui darò conto appena possibile. Nel frattempo, se vuoi supportarmi, puoi anzitutto segnalare ad altri le mie iniziative, oppure disattivare l'eventuale blocco di pubblicità nei video del mio canale, oppure ancora sostenere economicamente i progetti tramite la nota piattaforma Patreon di cui ti metto il link nella descrizione. In tempi molto ravvicinati ma successivi alla pubblicazione del video troverai certamente nella descrizione informazioni su altre forme di supporto che prevedo di integrare a breve. E vediamo se anche con il tuo aiuto varrà la pena per me orientare maggiore attenzione e attività in questa nuova avventura. Grazie comunque per il tempo dedicatomi e alla prossima. Ciao!